perdere. Aprimi. Avresti dovuto presentarti al primo incontro per la tua valutazione. Per esserci io ho lasciato il lavoro e tu invece dove diavolo eri? Apri questa porta! Sam, apri questa maledetta porta. Se ti ostini a non aprire questa porta, io ti mollo! Ho messo a repentaglio il mio lavoro. Io mi sono isolata dai miei colleghi. Ho mandato mio figlio a pesca con suo padre in modo che io potessi lavorare con te. E tu non ti degni neanche di aprirmi la porta. E va bene, sono stufa, me ne vado! Non c'è spazio qui. Sì, beh, ho vissuto nell'East Village. Conosco certi spazi. Sì, ma io perché io rendo le cose troppo difficili per tutti. Io rendo le cose difficili per tutti quanti. Sam, io posso lottare per tutto il tempo che servirà. Ma tu lasciami entrare. Per favore. Sam. Finalmente. Ecco, così adesso posso vedere i tuoi occhi. Allora, George dice che tu hai bisogno di un po' di riposo. Veramente io non voglio più lavorare perché ci sono troppe persone. D'accordo. Allora, magari ti possiamo trovare un lavoro più tranquillo perché... Ricordi, era una delle condizioni del giudice che guadagnassi più soldi. Tu devi cercare di guadagnare più soldi per prenderti un nuovo appartamento. Così Lucy avrà la sua stanza quando tornerà a stare con te. Sì, ma Lucy, perché Lucy non ha più bisogno di me ormai. Lucy ha una nuova famiglia adesso e non ha più bisogno di me ormai. Questo te l'ha detto lei? È solo perché io lo so questo. È solo perché io lo so questo. Beh. È la prima cosa stupida che ti sento dire da quando ti conosco. Sam, puoi riprenderti Lucy. La legge favorisce le riunificazioni. Ma, Sam, tu devi combattere per lei. Sì, ma io ci ho provato, te l'ho messa tutta. Beh, metticene ancora. No, ma perché tu non lo sai, tu non lo sai. Io non so cosa. Tu non sai com'è quando ci provi e non arrivi mai a niente, ecco. Perché tu sei nata perfetta e io sono nato così come sono e tu sei perfetta. Ah, ma davvero? La gente come te non lo sa. La gente come me? La gente come te non sa che cosa vuol dire essere felice, perché tu non hai sentimenti. Tu, le persone come te non provano niente. Tu credi davvero di avere il monopolio della sofferenza umana? Allora ti spiego una cosa sulla gente come me. La gente come me si sente persa e piccola e brutta. Completamente inutile. La gente come me ha certi mariti che si scopano un'altra donna che è molto più perfetta di me. La gente come me ha dei figli che la odiano. E io urlo come una pazza, dicendo cose orribili. Ho un bambino di 7 anni perché non vuole salire in macchina alla fine della giornata. E allora lui mi guarda con una tale rabbia e io lo odio a quel punto. Lo so che ti sto deludendo, io lo so che sto sbagliando con te e lo so che meriti di più, ma sali in quella cazzo di macchina! È come se ogni mattina io mi svegliassi e fallissi. Poi mi guardo intorno e sembra che tutti gli altri ce la facciano, ma io invece non ce la faccio. Anche se ce la metto tutta. È come se io non fossi mai abbastanza.
tu sei abbastanza, sì, tu sei molto di più di abbastanza. Lovely Rita, sì.